Sì, grazie molte dell'invito. Sono Lisa, sono una ricercatrice ad MIT, quindi scusate, mi sono appena alzata, questo no, forse non sarà il mio miglior seminario. Io vi racconto la storia di una scoperta, la scoperta delle onde gravitazionali, intrecciata alla mia storia e alla mia avventura dall'Italia agli Stati Uniti. Parto da molto lontano, ma prometto che arriverò al punto velocemente. Parto dalla forza di gravità, questa sconosciuta, no? Nel 1600 Newton capì che la forza che fa cadere la mela è la stessa responsabile del moto della Luna intorno alla Terra e quindi scrive la legge di attrazione gravitazionale tra due corpi. C'era però un problema, e cioè che secondo questa formulazione, la forza di gravità descritta da Newton era istantanea, cioè si propagava immediatamente. Ora, molti di noi avrebbero dormito tranquillamente, anche diciamo, senza risolvere questo problema, ma Einstein aveva appena detto che niente può viaggiare più velocemente della luce, e quindi il fatto che l'attrazione gravitazionale fosse più veloce, cioè istantanea, proprio non gli andava giù. E quindi scrive la teoria della relatività generale. Nella relatività generale l'idea di base è che lo spazio intorno a noi non è vuoto, ma dobbiamo immaginarlo come un tessuto e la materia, gli oggetti, dicono allo spazio-tempo come deformarsi e poi è questo spazio-tempo responsabile di dire alla materia come muoversi. E ecco che si risolve, diciamo, un po' il problema della formulazione di Newton. Ci sono due implicazioni molto strane, diciamo, della teoria della relatività generale. Buchi neri e onde gravitazionali. Buchi neri possono essere descritti come regioni dello spazio in cui il campo gravitazionale è così forte che niente può sfuggire, neppure la luce. Le onde gravitazionali possono essere descritte come perturbazioni di questo tessuto, cioè dello spazio-tempo intorno a noi. Vediamo se parte il video. Ecco qua. Spero che lo possiate vedere bene. Quindi, secondo la teoria di Einstein, quindi senza alcuna, diciamo, prova sperimentale, però già solo secondo la teoria, potrebbe nell'universo succedere una cosa del genere, in cui due buchi neri orbitano intorno all'altro e poi si scontrano, formano un buco nero e vedete queste fluttuazioni intorno, sono appunto le onde gravitazionali. Questa è una rappresentazione artistica della stessa cosa, ecco i due buchi neri che si scontrano e queste increspature, sono le onde gravitazionali che si propagano nell'universo. Si propagano alla velocità della luce, non interagiscono molto con la materia, al contrario della luce, e quindi si propagano, diciamo, indisturbate. E qual è l'effetto di queste onde? Adesso lo vediamo, molto esagerato. Queste onde allungano e accorciano lo spazio mentre si propagano, quindi questo appunto effetto molto esagerato, quasi ridicolo, ma rende bene l'idea della deformazione che queste onde producono. E quindi, diciamo, adesso faccio decenni di storia in 10 secondi. Però parte della teoria della relatività generale viene dimostrata sperimentalmente. Le onde gravitazionali sono all'inizio, diciamo, prese dalla comunità scientifica con un po' di scetticismo, poi una comunità di fisici teorici sperimentali, tra cui un ruolo importante ha avuto anche l'Italia, cerca di capire come fare a misurare queste onde gravitazionali. Il problema è che appunto l'effetto che ho fatto vedere in realtà è molto molto piccolo. Einstein stesso, diciamo, durante il suo lavoro, dice che lui crede che le onde gravitazionali non avranno mai un ruolo importante nella fisica perché il loro effetto sarà trascurabile, non saremo mai in grado di misurarlo. In realtà aveva ragione perché all'inizio del Novecento non c'era la tecnologia per poterlo fare. Ma negli anni 60 c'è, diciamo, una svolta. Professor Weiss al MIT ha l'intuizione di collegare una nuova tecnologia, la tecnologia laser che si stava sviluppando in quel momento, con l'interferometria. Weiss non è l'unico, ci sono altre persone nel mondo che hanno più o meno nello stesso momento la stessa idea.
Quindi l'idea di base, che adesso vi farò vedere in un piccolo video, è questa. Qua c'è la sorgente laser, quindi una luce molto stabile. Questo è uno specchio che divide la luce in due parti, e quindi un beam splitter. E questi sono degli specchi che riflettono tutta la luce indietro. Quindi l'idea è di usare questo sistema per misurare questi allungamenti e accorciamenti dello spazio prodotti dall'arrivo di un'onda gravitazionale. Quindi vediamo se sono fortunata e mi parte anche questo video. Perfetto, ecco la luce. Uno può controllare gli specchi in maniera che siano fermi e quando arriva l'onda, ecco qua. Crea questo cambiamento, diciamo, nella luce alla porta di uscita dell'interferometro. E la modulazione in questa luce ha in sé le caratteristiche dell'onda gravitazionale che è arrivata all'interferometro e di conseguenza la sorgente che nell'universo ha prodotto quest'onda. Ora, il problema però è che anche con questa intuizione l'effetto è davvero molto molto piccolo. Anche mettendo gli specchi molto lontani, lo spostamento da misurare è piccolissimo, è dell'ordine di 10 alla meno 18 metri. E mi piace scriverlo esplicitamente perché rende bene l'idea, un 1 con 18 zeri davanti, quindi è una misura veramente molto complessa. Si crea quindi una comunità di fisici in diverse parti del mondo che lavorano per capire come fare a rendere gli interferometri sensibili abbastanza per fare questa misura. Alcuni problemi fondamentali sono il fatto che gli specchi dovrebbero essere liberi di muoversi per poter reagire all'arrivo dell'onda, ma ovviamente se fossero attaccati alla Terra si muoverebbero con rumore sismico molto di più della variazione che uno vuole misurare. Quindi gli specchi devono essere sospesi e l'altra cosa, diciamo ancora più macroscopicamente difficile, è che il fascio laser si deve propagare nel vuoto e quindi servono dei sistemi di ultra high vacuum per poter costruire questi interferometri. Verso la fine degli anni 90 vengono finanziati interferometri di grandi dimensioni, sia negli Stati Uniti che in Italia. E anche in altre parti del mondo. Questa è una fotografia dell'osservatorio Virgo a Cascina, vicino a Pisa. E questi sono i due fondatori. Un progetto nasce italo-francese con Adalberto Jasotto e Alain Brié. E quindi qua vedete in questo edificio centrale c'è il laser e il beam splitter, e questi sono i tubi con il vuoto dentro, e in fondo ci sono gli specchi che si muovono all'arrivo dell'onda gravitazionale. Quindi la mia avventura, adesso ho fatto diciamo l'introduzione, qui intreccio la mia storia personale. La mia avventura inizia dall'Università di Pisa, studio relatività generale all'università e durante il corso scopro che a 10 minuti da casa mia c'è questo osservatorio che fa parte appunto di una visione diciamo globale nel tentativo di cercare di misurare sperimentalmente queste onde gravitazionali. Secondo Google 10 minuti effettivamente erano 7 e quindi mi sembra proprio la soluzione ideale e comincio questa attività. Quindi qua ho due foto quando io inizio a lavorare per Virgo, solo la parte centrale dell'interferometro è costruita e quindi l'idea, diciamo il lavoro da fare in quel momento era quello di cercare di capire come far funzionare l'interferometro come rivelatore di onde gravitazionali, cioè gli specchi devono essere controllati in maniera appropriata per poterlo far funzionare. La foto in basso è la prima volta in cui Virgo è stato acceso, in cui abbiamo controllato tutti gli specchi, diciamo, nel modo giusto. Quindi questa era la foto di celebrazione di questo primo grande, diciamo, milestone. Dopo il dottorato ho la possibilità di venire negli Stati Uniti e ad MIT. Anche negli Stati Uniti c'erano due rivelatori, il rivelatore di Virgo era a 3 chilometri, negli Stati Uniti ce ne sono due di 4, dalle parti opposte degli Stati Uniti. Quindi diciamo il primo pensiero è appunto che da 7 minuti davanti a casa mi sono ritrovata con diverse ore di distanza tra me e i rivelatori.
Comunque il concetto fondamentale di questi rivelatori è lo stesso, vedete qua l'edificio centrale con laser e beam splitter e gli specchi in fondo a questi tubi. E qua vedete, sono io sopra il tubo per darvi un senso della scala, e dentro l'edificio centrale gli specchi di LIGOS sono sospesi dentro queste camere a vuoto. Quindi la storia continua. In quel periodo, diciamo tra il 2005 e il 2011, sia Virgo che i due interferometri LIGO negli Stati Uniti e ce n'è un altro anche in Germania prendono dati, ma non viene misurata nessuna onda gravitazionale nei dati. Il problema è che gli interferometri non erano abbastanza precisi, o meglio erano troppo rumorosi, il rumore di fondo dello strumento era troppo alto. Quindi dal 2010 in poi tutti gli interferometri vengono migliorati. Da fuori sembra tutto uguale, ci sono sempre i soliti tubi e le solite camere a vuoto, ma tutti i componenti dentro vengono migliorati. In quel periodo, diciamo, il lavoro principale era quello effettivamente, dopo aver fatto il design di questo nuovo strumento, il lavoro era quello di effettivamente costruire, diciamo, l'hardware che doveva essere installato. Questa qua sono io in una delle camere pulite, mentre prepariamo questo specchio che poi verrà installato qua in questo telescopio. Dopo questo, tutti i nuovi componenti vengono installati, poi appunto il lavoro diventa di nuovo quello di imparare a controllare tutte le parti, farle funzionare insieme. Periodo molto interessante, anche un po' frenetico, perché c'è attesa per la prima presa dati di questi nuovi strumenti. Quindi i due interferometri di LIGO nel settembre del 2015 cominciano a prendere i dati. E qui diciamo diventa la parte più interessante della storia. Sono circa 3 volte meno rumorosi di prima. Pochi giorni dopo, letteralmente pochi giorni dopo essere stati accesi gli strumenti, succede questo, quindi in questa figura a sinistra, questa figura mostra l'ampiezza dell'onda gravitazionale in funzione del tempo. Lo stesso segnale viene misurato nell'osservatorio di Hanford, in Washington State, quindi sulla costa est, con la costa ovest, e questo blu è il segnale nell'osservatorio di Lewiston in Louisiana. Qua sono sovrapposti, vedete, sono lo stesso, non solo, pannello a sinistra, grazie alla relatività generale è possibile calcolare esattamente quale sarebbe la forma di un segnale prodotto da una sorgente di buchi neri nel cielo. E quindi c'è un accordo non solo tra i due rivelatori, ma anche un accordo con la teoria della relatività di Einstein. Quindi questa è, diciamo, la prima misura diretta delle onde gravitazionali. I dati vengono analizzati congiuntamente da LIGO e da Virgo e l'evento appunto è successo a settembre del 2015, i dati vengono presentati l'11 febbraio. E diciamo, a LIGO siamo particolarmente orgogliosi del fatto che al tempo President Obama fece un tweet annunciando la scoperta e congratulando il team. Anche Matteo Renzi, allora primo ministro. Perché tanto interesse? Appunto, questa notizia fece un po' il giro di tutti i giornali del mondo. L'interesse viene dal fatto che questa misura ci dice che le onde gravitazionali sono state emesse da due buchi neri 30 volte la massa del Sole che si sono scontrati 1 miliardo di anni fa per formare un terzo buco nero. L'energia emessa sotto forma di onde gravitazionali in questo evento è pari a 3 volte quella del Sole. E questa è una cosa incredibile perché il nostro Sole ha perso una frazione piccolissima della sua massa, circa il 0,03%, in 5 miliardi di anni. Mentre in questo evento, in una frazione di secondo, un'energia pari a 3 volte la massa del Sole è stata emessa tramite onde gravitazionali. Ora, nonostante questa grandissima quantità di energia, è servito uno strumento come LIGO per fare la misura perché lo spazio-tempo è molto rigido, diciamo, quindi anche buttandoci tantissima energia, la distorzione dello spazio-tempo è molto piccola.
Quindi questa diventa la prima misura diretta delle onde gravitazionali e anche la prima misura diretta di un sistema di buchi neri. A quel punto si sapeva già che i buchi neri in effetti esistevano, ma non si era mai osservato un sistema di due buchi neri. Questa scoperta porta il premio Nobel per la fisica del 2017 ai fondatori di LIGO. Quindi professor Weiss prende metà del premio e Barry Shedthorne sono altri due fondatori di LIGO. Questa è la foto della conferenza stampa MIT di Weiss, e qua vedete il gruppo, qua sono io, c'è una combinazione di persone che hanno lavorato in questo campo per decenni, altri studenti che erano appena arrivati nel nostro gruppo. È una giornata fantastica. Non è finita qua. Dopo questo evento ce ne sono stati altri, ma ce n'è uno in particolare che è diventato, diciamo, molto famoso, perché circa due anni dopo, il 17 agosto del 2017, i rivelatori LIGO e Virgo osservano, o meglio, ascoltano, perché questi strumenti funzionano nella banda audio, quindi ascoltano il segnale proveniente dalla collisione non di due buchi neri, ma da stelle di neutroni. Stelle di neutroni sono oggetti fatti da neutroni, quindi da materia, e la differenza fondamentale rispetto alla collisione di due buchi neri è che in questo caso uno si aspetta l'emissione di luce accompagnata da questo processo. E quindi LIGO e Virgo dicono ai telescopi di tutto il mondo: ehi, noi abbiamo identificato che in quella parte laggiù del cielo sta succedendo qualcosa, quindi puntate i vostri telescopi e guardate in quella parte del cielo. E quindi questo evento è stato il primo evento che è stato osservato da rivelatori di onde gravitazionali e da decine di telescopi che hanno osservato la luce in tutte le lunghezze d'onda. E la descrizione di questo evento ha 3600 autori, quindi per darvi l'idea dell'evento. E questa è un'immagine dal Hubble Space Telescope. Quindi questa è, diciamo, si apre con queste scoperte, si apre una nuova era per l'astrofisica. Non solo si osserva l'universo con i telescopi, adesso si può anche ascoltare con questi interferometri. E tanti fenomeni non emettono luce, come la collisione di buchi neri, e non avremmo altro modo di conoscerli se non avessimo onde gravitazionali. Altri, come le collisioni di stelle di neutroni, li conosceremo meglio sia guardando con i telescopi che ascoltando con i rivelatori di onde gravitazionali. Dal 2015 adesso ci sono stati 90 segnali di onde gravitazionali riportati sia dal LIGO e da Virgo, e questo speriamo che sia solo l'inizio, nel senso che la comunità scientifica mondiale si sta organizzando per pensare ai prossimi rivelatori di onde gravitazionali, ancora più potenti, circa 10 volte più sensibili, o almeno 10 volte più sensibili di quelli esistenti. E qui ho messo due di queste idee: una è il progetto europeo Einstein Telescope, e l'altro è l'idea americana, questo nuovo interferometro che chiamiamo Cosmic Explorer. E quindi speriamo appunto che questo sia solo l'inizio di una nuova era di fare astrofisica. Spero di non essermi dilungata troppo, e questo è quello che di solito faccio, ma vorrei concludere con alcune foto che ho collezionato, diciamo, nei miei viaggi in interferometri in Italia e negli Stati Uniti. C'è sempre, appunto, si parlava un po' prima, questa immagine, specialmente nella fisica, associata con il genio solo nella stanza che fa la grande scoperta. Magari in alcuni settori questo è sempre vero, ma specialmente nella fisica sperimentale c'è sempre un grande gruppo di persone che lavora per grandi scoperte. In LIGO e Virgo si parla di centinaia di persone. Nei piccoli successi, diciamo, nelle sale controllo c'è sempre un gruppo di persone che lavorano insieme per portare avanti il lavoro.
Questa è la prima riflessione. La seconda è quando ho iniziato a Virgo, mi sono un po' spaventata quando ho messo questo perché sono già 20 anni fa quasi, questo ero io, ero l'unica ragazza nella sala controllo. Tra l'altro voglio dire che tutti i miei colleghi, persone squisite, per cui ecco, alla fine questo non è stato per me un problema, ma è stato molto bello in questi ultimi 20 anni. Vedere molte, molte donne entrare a far parte di questo campo e diventare veramente leader di queste tecnologie. E questa è una foto a cui sono particolarmente legata perché tornando in visita a Virgo circa 10 anni dopo, ecco, questa era la sala controllo. E con questo voglio sperare e augurarmi che anche questo sia solo l'inizio di una nuova era della scienza aperta a tutti. Grazie.